Salve a tutte e a tutti, oggi voglio vedere con voi una carta che ho acquistato da Goldpen qualche mese fa, però solo oggi provo e volevo provare già da un po' di tempo, infatti la Fabriano Ecoqua, stiamo parlando della Fabriano Ecoqua, l'avevo trovata soltanto in una cartoleria a Roma, un giorno che ero a Roma, entrai in una cartoleria e la tenevano, però avevano soltanto quaderni A4, io volevo il formato A5, ma non era disponibile, quindi lasciai perdere. Poi in cartoleria non l'ho più trovata da nessuna parte e perciò appena ho fatto un ordine da Goldpen l'ho presa. In questo caso stiamo parlando di Fabriano Ecoqua Original. Mi piace molto questa copertina rossa, però non è un Non ha una trama liscia, però vedete, meglio, non è un foglio liscio, ma ha una trama molto carina. Mi piace molto questa trama con, si vede forse il foglio di, il piano di lavorazione del foglio. Non lo so se è il piano dove è stato appoggiato il foglio che rende la trama interessante, oppure se è stata fatta successivamente, ma penso che sia il foglio dove il piano dove è stato posato il foglio quando è stato lavorato. Formato A5, 90 grammi per metro quadro, 40 fogli, carta bianca, made in Italy. E andiamo a vedere cosa c'è scritto. In questo caso non posso guardare nella camera o non vedo quello che sto per leggere, quindi scusate, leggerò fuori dalla camera. I quaderni Ecoqua sono realizzati con carta bioprima 90 grammi al metro quadro, una carta naturalmente bianca dalla superficie liscia che consente una fluidità di scrittura eccellente, indipendentemente dallo strumento utilizzato. La tonalità avorio pallido di Bioprima, combinato al colore di stampa, è rilassante per gli occhi. La carta Bioprima è certificata Long Life, acid free, con riserva alcalina. Ciò significa che la carta manterrà la sua bellissima tonalità nel tempo e non ingiallirà. Non contenendo sbiancanti ottici o agenti sbiancanti, non altera la percezione dei colori e garantisce ai tuoi ricordi di essere conservata a lungo. Bioprima viene prodotta nelle cartiere idroelettriche di Fabriano senza ricorrere alla combustione fossile. Questa è una cosa molto interessante perché viene prodotta soltanto con risorse ecologiche. La copertina è realizzata in carta naturale Sirio Denim, 290 grammi a metro quadro. Tinta in pasta ed antigraffio. Sirio e Bioparma sono entrambe prodotte con cellulosa priva di cloro e carta certificata FSC, anche questo è molto interessante. E tutte le carte che provo cerco sempre di averle certificate FSC, provenienti da foreste gestite secondo rigorosi standard ambientali e sociali. Sono biodegradabili e riciclabili. E qui vediamo tutti i certificati che la Fabriano possiede, quindi la bella carta da 1264, certificato FSC Acid Free Hydropower Product. Non contiene materiali metalli pesanti, non ha non contiene cloro e long life. Quindi tutte possiamo dire che questa è una carta veramente ecologica e come ci dice Fabriano stesso è riciclabile e biodegradabile. Lo troviamo scritto nell'ultimo rigo. No, questo è in inglese. Biodegradabile e riciclabile. È prodotta con energia pulita, quindi non con combustione fossile. È un quaderno spillato. Vedete, ha una rilegatura a spillo. La prima pagina Fabriano ce l'ha riservata per personalizzare il nostro quaderno e i fogli, come vi diceva
come ci diceva la descrizione, sono da 90 grammi a metro quadro, carta bianca, però leggermente avoriata, non è proprio bianca, bianca, bianca. Molto liscia, quindi sicuramente, scusate di nuovo, sarà un piacere scriverci e come al solito andiamo a fare le nostre prove con varie penne. Utilizzo la Navalur Eclipse, tratto extra fine, no, tratto fine. Vedete, io adesso sto scrivendo ed è partita subito, però non è vero che è partita subito perché prima di girare questo video la penna non scrive e quindi ho dovuto un po' intervenire sul converter per far scendere l'inchiostro. Era stata ferma da domenica scorsa, oggi è venerdì che sto registrando il video e da domenica ad oggi la penna non ne voleva sapere di scrivere, quindi questo è da tenere in considerazione per questa penna. Inchiostro, non ricordo, vabbè, non ricordo con cosa l'ho caricato. Vediamo, combustione. La penna scorre veramente bene. Questa è la Majon A2, è stata utilizzata l'ultima volta insieme alla Navalus. Vediamo se parte subito o no. E questa è partita subito. 12, 13, 15 euro di penna, 100 euro di penna per la Navalur. Se vi state chiedendo se i due pennini sono intercambiabili, andate a vedere il video della settimana scorsa, ve lo lascio nelle schede e vedete la prova che ho fatto con queste due penne. Andiamo a provare un tratto più spesso. Resta l'Oxford Blue, resta sempre uno dei miei inchiostri preferiti. Proviamo un B.
sempre quasi un pennarello. E come al solito proviamo la nostra matita. Non essendo proprio un foglio bianco bianco, ma leggermente avoriato, la matita si legge, però non risalta molto. Allora andiamo a vedere quello che ne è venuto fuori. Proviamo, vediamo la navel. Mi sembra che il tratto sia molto definito con tratto F, ancora più definito con l'extra fine della Majon A2, però anche se vediamo l'Aurora 88P, che è un tratto medio, ma come avete ormai imparato è molto abbondante. Vedete la definizione, la perfezione del tratto, non c'è spiumaggio, non ci sono sbavature, è davvero un tratto definito, quindi la carta mi sembra ottima per l'utilizzo con le nostre penne stilografiche, ma anche con la Parker Sonnet o la matita. Quindi a scrivere si scrive bene, non sbava, non spiuma, quindi si ha un tratto molto definito. Ora andiamo a vedere dall'altro lato cosa succede. Ed è la prima volta che lo sto provando, lo faccio insieme a voi e c'è un piccolo disastro dove ho utilizzato la Navalur. Vedete cosa è successo? C'è stato un passaggio di inchiostro, addirittura c'è un piccolo puntino su quest'altro lato su quest'altro foglio, quindi il retro, se utilizzate la Navalur, è inutilizzabile. Invece, discorso a parte, va fatto per la Ginao 1935 in questo punto. Vedete, questo è il tratto della Ginao 1935. Invece, qui ho utilizzato la Majon A2. C'è un leggero passaggio si intravede il tratto, però non c'è passaggio di inchiostro, cosa invece che in modo molto puntuale è successo con l'Aurora 88P e con la Caveco Sport. Però parliamo di un tratto medio abbondante e di un B. Non possiamo dire niente invece per penna sfera e matita. Quello che mi dispiace però è il fine della Navalur, che è passato tutto dall'altro lato. Ma facciamo un'altra prova. Stavo per infilarmi di nuovo, è molto pericoloso questa penna, stavo per infilarmi di nuovo il pennino nel dito. Ecco, adesso invece c'è solo qualche piccolo passaggio che sta arrivando ora. Appena ho girato il foglio non c'era, quindi c'è stato un po' di tempo per assorbire l'inchiostro ed ora è passato dall'altro lato, però molto meno rispetto a prima. Quindi è una carta buona per scriverci con le stilografiche su una facciata, quindi si scrive benissimo. Il segno, il tratto resta molto definito e non ci sono problemi di spiumaggio o altro. Un po' meno invece se vogliamo utilizzare il retro della facciata, dove vedete cosa può succedere se utilizziamo alcuni inchiostri o alcuni pennini, cosa che invece non succede con
con altri. Quindi la consiglio per l'utilizzo cristallografico, sì, perché si scrive davvero molto bene sulla prima facciata. Magari per utilizzare entrambe le facciate, prima fate delle prove e capite con quali pennini e con quali inchiostri potete utilizzare anche l'altra facciata, e la utilizzate questa carta soltanto con determinati pennini e determinati inchiostri, non con qualsiasi tipo di penna o inchiostro. Quindi magari vi fate prima delle ricerche, fate delle considerazioni e poi capite con cosa poterla utilizzare o meno, se vi piace questa carta. Se poi volete una carta che non passi l'inchiostro a prescindere dall'altro lato, non dovete utilizzare la Fabriano Eco con le stilografiche, a quanto pare, vista la prova che ho appena fatto. Io vi ringrazio per aver guardato il video e vi do appuntamento nei prossimi giorni per nuovi video e nuove recensioni, e come al solito vi invito, lo dimentico all'inizio, di iscrivervi al canale se vi interessano gli argomenti di cui tratto. Grazie e a presto.